che tipo di problema aveva il castello di Larciano e che tipo di intervento è stato fatto? Il progetto rientra in un progetto generale di valorizzazione e recupero di tutto il circuito murario della Rocca. In questa fase si sono eseguite le opere di maggior urgenza. Una porzione di mura tra la Rocca appunto e la porta nord-est minacciava crolli ormai da qualche anno per gravi problemi strutturali dovuti al terreno che spingeva a monte e con rischio di ribaltamento della struttura, quindi è stato fatto un attento intervento di consolidamento e ricostruzione che ha permesso di mettere in sicurezza questa porzione di muro. Nell'occasione stiamo recuperando anche l'accessibilità al cassero e alla terrazza panoramica, realizzando un percorso a rampe e con l'inserimento di una piattaforma elevatrice che permetterà a tutti di raggiungere il castello. Il primo intervento importante è stata la riqualificazione di Piazza Castello, che prima era solamente un manto di sassi e polvere, e invece è stata urbanizzata e resa quindi più vivibile anche per le persone che ci vivono e che sono residenti qui a Larciano Castello. Poi il secondo intervento importante è stato quello del restauro e della messa in sicurezza delle nostre porte. Adesso siamo appunto al restauro delle mura, come ha spiegato l'architetto Martini. La torre e le mura del castello saranno oggetto di intervento. La speranza è quella di recuperare tutta la cinta muraria perché sono oltre 1 chilometro di mura. Tra l'altro è una delle cinte murarie meglio conservate della Toscana. Ecco, a quando risale il castello? Allora, le prime notizie del castello in questa forma risalgono al X secolo. Era un feudo dei Conti Guidi che viene acquisito dal comune di Pistoia nel 1226, che l'acquista appunto dai Conti Guidi e ne fa una fortificazione del comune di Pistoia. Poi passerà ai fiorentini a fine del 300 e rimarrà di proprietà fiorentina appunto per tutta la sua vita finché la podesteria non venne soppressa dalle riforme leopoldine del 700. Quanto conta? Quanto è importante? O che cosa significa per i larcianesi il castello? È sicuramente un simbolo, è proprio diciamo l'emblema, no, del nostro comune. Poi effettivamente se noi guardiamo anche i vari castelli che ci possono essere nel circondario è veramente visitabile, si può salire sulla torre e quindi diciamo che ci siamo tutti fermamente attaccati.